Eccomi qua, per questa diretta Facebook con Giuseppe Culicchia. Ciao a tutti, vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Devo dire che... Ciao Enrico, speriamo che arrivi anche Beppe. Eccolo qua Beppe. Come il capperi si fa adesso? Aspetta. È un bel problema qua. Porca miseria, devo capire. Beppe? Eccoci. Eccoci. Mizzica, ciao. Ciao Rocco. Ciao Beppe, abbi Come stai? pazienza, noi siamo abituati, come sai, a questa panchina, a Lo incontrarci so. sui battelli, sui tram, a Dappertutto, ci Gavoia, siamo per cui incontrati dappertutto. per tutto. Quindi, allora, io intanto grazie, volevo iniziare questa chiacchierata. Se sei d'accordo, partendo da alcune parole, cioè io ti dico alcune cose e chiacchieriamo attorno. Cioè, vorrei Sì. Sì, partire da se ti va bene, siccome non abbiamo fatto la vai. scaletta per non annoiare. No. Allora, Tondelli. Tondelli, beh, io lo conobbi al Salone del Libro molti, molti anni fa, doveva essere l'edizione del 1990-91. E niente, io avevo scritto dei racconti, sapevo che lui pubblicava di scrittori, anzi di... Non di scrittori, di under 25, che non erano ancora scrittori, che lui raccoglieva racconti tramite una rivista, Rockstar, aveva una rubrica su Rockstar. E niente, io mi avvicinai allo stand della Bompiani, lui era lì per presentare Camere Separate, il suo ultimo romanzo, e con una enorme faccia tosta gli diedi una decina di racconti, dicendogli pure che non avevo mai letto niente di suo. Lui fu molto gentile, si mise a ridere e mi disse: vabbè, allora vuol dire che leggo io qualcosa di tuo. Dopodiché passarono molti mesi, passò credo quasi un anno. Io pensavo che lui si fosse dimenticato dei miei racconti o che li avesse magari lasciati sul treno nel viaggio di ritorno da Torino. Invece poi lui mi chiamò e mi disse che cinque di quei racconti li avrebbe pubblicati in questa antologia che era intitolata appunto Under 25, volume 3, Paper Gang, pubblicata da una piccola casa editrice di Ancona, la Transeuropa. Poi mi telefonò ancora per chiedermi se io fossi d'accordo con alcuni cambiamenti che aveva portato ai miei racconti, aveva fatto un po' di editing e io, figuriamoci se non ero d'accordo. Tondelli che mi faceva l'editing e quindi approvai tutto, direi, devo dire, a scatola chiusa. E lui fu molto molto gentile. Io poi lo richiamai quando uscì il libro. Io all'epoca lavoravo in libreria in via Roma, in una libreria che oggi non esiste più, come sai, è diventato un Apple Store. Simbolicamente mi sembra una fine molto significativa per una libreria. E niente, io lo chiamai per ringraziarlo. Lui fu molto gentile di nuovo. Gli chiesi dei consigli, gli chiesi se secondo lui dovevo continuare a scrivere dei racconti, magari cercare di pubblicarli su qualche rivista, e lui mi rispose che in Italia in realtà gli editori erano restii a pubblicare libri di racconti, erano più così portati a cercare autori che avessero il famoso romanzo nel cassetto, che io non avevo assolutamente, e lui mi consigliò di cominciare a scrivere un romanzo. Io non avevo nessunissima idea su un romanzo, mi spaventava molto l'idea stessa di romanzo, perché come io scrivevo storie che avevano una lunghezza massima di 5, 6, 7 pagine, non di più, e però così mi presi presi le storie che lui aveva rifiutato e cercai di
dare un unico protagonista a tutte queste storie. E Tutti giù per terra, il mio primo romanzo, nasce così, nasce da quei racconti lì. E io quando terminai il libro, ovviamente la prima persona a cui avrei voluto leggere, farlo leggere, era naturalmente Tondelli, che però nel frattempo purtroppo era scomparso, e quindi poi le traversie che incontrò Tutti giù per terra prima di venire pubblicato furono neanche poi troppe, insomma, venne rifiutato da una serie di editori e poi, grazie a un premio che si chiamava Premio Montblanc, trovai una casa editrice che lo pubblicava. All'epoca appunto toccò a Garzanti, perché era un premio che aveva era strutturato con 8 editori che di anno in anno pubblicavano un romanzo di un esordiente. E quell'anno toccava Garzanti. Io la Garzanti non l'avevo mandato Tutti giù per terra, perché mi sembrava un editore troppo serio per pubblicare un libro del genere. Tant'è che poi, non a caso, venne pubblicato in una collana, cioè fu il primo titolo di una nuova collana, perché nelle collane che c'erano fino a quel momento, evidentemente non avrebbe potuto trovare posto accanto a che so, a Claudio Magris o a Rabalo, O altro ai autore. poeti di Garzanti. O ai poeti di Garzanti, certo. Ascolta, sono passati 26 anni, 1994, da quando è uscito quel libro. Io adesso Sì. ti chiederei, sembra un'eternità. Io tra l'altro ho passato una giornata stamattina dopo aver acquistato il latte, per cui sono andato a prendere i libri dal distributore, ho fatto qualche pacchetto, qualche spedizione. Lo so, tu Sono spedisci libri, cambiate sei diventato uno le nostre spedizioniere, giornate. un corriere, il corriere di te Esatto, ho cambiato stesso. mestiere. Io Ma ti adesso, conosco da quando prima. lavoravi alla libreria della Celid, dall'università, quando all'epoca a Esatto. Palazzo Nuovo c'era ancora la Celid, che io cito, credo, se ricordo bene, in Tutti giù per terra. Io Sì. tante volte ho provato a ruare un libro alla Celid, ma non ci sono mai riuscito, perché c'era Rocco che osservava con occhio da segugio tutti gli studenti squattrinati che entravano in librerie, quindi non potevi fregare neanche un tascabile, neanche una roba da 5.000 lire, niente da fare. Rocco ti seguiva. Tu eri un giovane studente, io un giovane libraio. Adesso Esatto. volevo parlare di Torino, no? Tu hai Sì. scritto parecchio su Torino, ma due libri, visto che ci ospita Casa La Terza. Sì, dobbiamo parlare di quelli della Terza soltanto, non parliamo di libri No, 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 non no, no, pubblicati noi. dalla Terza. No, no, parleremo. Non parleremo, parleremo di tante cose. E poi ci concentreremo sulle librerie, perché ti voglio fare un po' di domande. Ma prima vorrei arrivare a Torino. Torino è casa mia, Torino è casa nostra. Anche noi spesso ci dicono: questa libreria sembra una casa, no? E tra l'altro ci dicono: chi ve li ha fatti questi scaffali? Che sono dell'IKEA, li abbiamo mascherati talmente bene. Allora, volevo partire dal termine casa, accoglienza, Ma tu li di sai questa. montare gli scaffali dell'IKEA? Li Mi hai sono fatto montati tu? aiutare. Ah, ecco, bravo. Io guardo sempre, io guardo le figure. Bravo. Torino, allora, Torino è una città che sorprende, dici tu. Sì, Torino è una città che sorprende sia quelli che non la conoscono, che ci vengono per la prima volta, perché si aspettano tutt'altro, sorprende anche noi in realtà, perché Torino ci ha stupito più volte, ci ha stupito. Intanto, beh, dopo le Olimpiadi, no? Perché abbiamo imparato a guardarla con altri occhi dopo quella stagione irripetibile, ahimè, credo, in cui tutto il mondo veniva qua e con noi la scopriva, perché noi a nostra volta la vedevamo con gli occhi di chi arrivava da fuori, la trovava molto bella, e noi forse per la prima volta da troppo tempo ci siamo resi conto di quanto fosse bella la nostra città proprio grazie a quell'occasione lì. Dopodiché, Torino penso che tornerà però molto a stupirci nel momento in cui potrà uscire di casa, perché di nuovo, dopo questo periodo di cattività forzata, probabilmente la vedremo con occhi diversi. Cominceremo di nuovo ad apprezzarla, a non darla più per scontata. No? Noi, quante volte, che so io, passiamo per una serie di luoghi molto, molto affascinanti senza vederli, perché ci passiamo davanti tutti i giorni e quindi non ci facciamo più caso. Io penso che saremo contenti di rivedere i portici un po'
Delabré di Via Po, saremo contenti di rivedere Piazza Vittorio, i Murazzi, anche se se erano deserti già prima di questo deserto che si è creato nelle ultime settimane per via di questa emergenza. Saremo molto, molto felici di prendere un caffè da qualche parte, di sederci in un dehors, fare queste cose qua che appunto prima facevamo senza neanche pensarci. E adesso invece torneremo ad apprezzare tutto, credo. Spero che poi questa cosa qua duri, spero che duri a lungo questo sentimento di gratitudine nei confronti della vita alla fine, oltre che della città che ci ospita, no? Questo sentimento per cui noi diamo davvero per scontate un sacco di cose. Io anni fa, in un incidente mi ruppi un ginocchio e rimasi per 40 giorni con un gesso che andava dalla caviglia fino all'anca. E da un giorno all'altro mi sorpresi ad invidiare quelli che camminavano. Avevo sempre dato per scontato il fatto che io potessi camminare con tutti, improvvisamente non potevo più farlo. Poi vennero i 6 mesi della rieducazione, della fisioterapia, no? Comunque rimasi bloccato a lungo, oltretutto stavo in una casa al quarto piano senza ascensore, quindi ogni volta che dovevo scendere di casa era una tragedia. E beh, questo nel mio piccolo ovviamente, perché poi c'è chi purtroppo patisce di incidenti o di malattie ben più gravi di quella che in fondo non era che una cosa così, un po' una seccatura, ecco. Però appunto mi sono sorpreso ad invidiare quelli che camminavano e mi sono detto, ma guarda, io fino ad oggi ho camminato così, dando per scontato di poter camminare, invece non è scontato. E quindi anche qui, di nuovo, Torino, la vivremo, la vedremo, l'apprezzeremo, secondo me, in maniera molto diversa rispetto a quanto non abbiamo fatto fino al giorno in cui ci siamo ritrovati improvvisamente bloccati in casa. Allora, io a questo proposito volevo dirti che in questo quasi mese di chiusura, noi, a parte le consegne, a parte quello che abbiamo fatto dentro, abbiamo fatto una cosa che ci ha divertito molto. Abbiamo avviato Borgo Rossini Story. Abbiamo chiesto agli abitanti del quartiere, ma anche di tutta la città, di raccontarci il loro Borgo Rossini. E sono venute fuori delle cose molto, molto belle. Ad esempio, una persona ha scritto che Torino e tante città. Poi il fatto di chiamarsi Borgo, effettivamente qua ci si vede, ci si guarda sulla piazzetta, ci si conosce. Questa è una delle ricchezze di Torino, per esempio, perché in altre città non c'è più questo sentimento di appartenenza ai vari quartieri, non c'è più vita di quartiere, perché sono diventate molte volte città museo in alcuni casi, altre volte sono diventate città invase letteralmente, almeno in centro, da esercizi commerciali e da banche, da assicurazioni e quant'altro. E Torino invece è ancora una città dove il centro, e non solo, insomma, anche tutti gli altri quartieri intorno sono molto vivi, molto abitati, percepisci la differenza tra un quartiere e l'altro, non è una città omogeneizzata, è una città dove se tu ti sposti hai chiaramente la sensazione di attraversare dei confini ogni volta, e però ogni volta ti sorprendi appunto nel constatare come ci siano persone che nei vari quartieri davvero ancora si salutano, ancorché torinesi. Noi torinesi non è che salutiamo tutti indistintamente, tante volte Tu sei neanche molto torinese. i vicini di casa. Io poco fa, portando sulla spesa, carico come un somaro e non prendendo più l'ascensore per timore del contagio, ovviamente, come tutti, allora ho caricato la spesa sull'ascensore e poi mi sono fatto i 4 piani a piedi. Ho incrociato una vicina di casa che non saluto mai perché lei non mi saluta mai, non ci saluta perché non è che. Insomma, sai anche tu come funziona, no? E lei Certo. mi ha visto, ha visto l'ascensore che saliva, perché l'ascensore ha le pareti trasparenti, che saliva con la spesa, e per la prima volta in 5 o 6 anni mi ha rivolto la parola dicendomi: ah, buona idea, la prossima volta anch'io. Quindi adesso magari poi ci saluteremo quando ci incrociamo, non lo so, non lo do per scontato. A me una volta è capitato, cioè io c'era un locale in Piazza Carlina che si chiamava Société Lutèce. Era un locale molto frequentato negli anni, fine anni 90, e io ogni tanto ci andavo e tendenzialmente vedevo più o meno sempre le stesse facce, no? Con alcuni ci si salutava perché ci si conosceva, con altri magari no. Niente, un giorno io ho incontrato a Parigi una di queste persone che all'epoca io
non salutavo e che non mi salutava. E ci siamo incrociati per caso dalle parti di Saint-Germain-des-Prés e improvvisamente. Ciao, come stai? Ma che ci fai qui a Parigi? Ah, ma che piacere vederti. Insomma, abbiamo fatto due parole, forse abbiamo preso perfino un caffè. Dopodiché, sai, eravamo due torinesi all'estero, quindi ci riconoscevamo in quanto abitanti dello stesso acquario. Poi, quando siamo tornati a Torino, non ci siamo più salutati, anche quando ci incontravamo, perché eravamo tornati nel nostro acquario e quindi non si Ancora, conosceva. ancora un pezzo su Torino. Tu hai scritto un libro su Antonelli, no? Sì, Sul simbolo di questo. però no, non è un libro pubblicato dalla Terza, quindi perché ne parliamo? Scusi. No, Quello no, ma è perché pubblicato da siccome. Feltrinelli. Poi lo sa che gli editori sono Siccome. Ma io gelosi, devo. peggio dei librai. I Beppe. librai sono gelosissimi e gli editori peggio dei librai. Ma Limite io non devo avere. vendere tutti, io sono democratico. Lo so, tu sei democratico. Ascolta, volevo che Sei ci anche dicessi. cristiano? Esatto, Bravo. cristiano democratico. Ascolta, prima di passare a un altro argomento, Sì. volevo che ci dicessi due cose sull'Antonelli, su questo monumento di Torino, Ma simbolo un po' di Torino. l'Antonelli è stato un ingegnere, un architetto, un visionario che ha avuto tutto sommato la sfortuna di nascere a Gemme in provincia di Novara e di lavorare non soltanto a Torino, ma comunque in Piemonte all'epoca. Perché io mi sono sempre chiesto che cosa mai avrebbe fatto Antonelli a New York. Tu pensa a uno che aveva delle visioni così, una testa del genere, avere la possibilità di lavorare per dei committenti altrettanto visionari e con quei mezzi a disposizione. Antonelli è un grandissimo, enorme talento che ci ha lasciato alcune cose meravigliose, tra cui appunto la più famosa è la Mole, e che però chissà che cosa avrebbe mai fatto se fosse nato così a Brooklyn anziché a Gemme. Non lo sapremo mai. Se Antonelli fosse stato un newyorkese, credo che Hollywood ne avrebbe fatto un colossal ad un certo punto. Ci vorrebbe qualcuno che così qualcuno che avesse l'intuizione di fare un colossal su Antonelli, perché Antonelli lo merita. La Mole Antonelliana è un qualche cosa di molto affascinante perché non si sa che cos'è. In realtà adesso ci abbiamo messo il Museo del Cinema ed è un bellissimo Museo del Cinema, però come sai in origine doveva essere una sinagoga, poi non l'è mai stata e per molto tempo non si seppe che cosa fare di quell'edificio così strano, quella cupola che è allo stesso tempo quadrata e rotonda, costruita secondo un metodo architettonico che era il metodo antonelliano, perché nessun altro architetto sarebbe mai riuscito a fare una cupola quadrata e rotonda allo stesso tempo. Un edificio che nasce sotto tutti altri presupposti, che però poi cresce a dismisura perché Antonelli si è messo in testa di dialogare col Monviso. La Mole Antonelliana guarda il Monviso, è fatta con pietre che richiamano i colori del Monviso, è il nostro Monviso nel cuore della città. Antonelli si è preso gioco della committenza, chiaramente, perché quando comincia a costruire la Mole Antonelliana, per conto della comunità ebraica, mica gli fa vedere il progetto che ha in mente, davvero. Lui redige un progetto secondo, naturalmente, i voleri della committenza, ma in realtà poi comincia a modificarlo strada facendo. Il cantiere va avanti per lungo tempo senza che i committenti si accorgono di queste variazioni, dopodiché a un certo punto diventa una cosa gigantesca e costosissima, davanti alla quale perfino un nostro illustre concittadino, Federico Nietzsche, rimane abbagliato, no? C'è una lettera di Nietzsche all'amico Peter Gast, se non sbaglio, in cui a un certo punto Nietzsche cita questo cantiere, questo edificio della Mole Antonelliana che sta sorgendo a Torino e che lui apprezza tantissimo. Antonelli ci ha lasciato un qualche cosa di unico. Io ebbi la fortuna di vedere il cantiere della Mole Antonelliana quando ci fu il passaggio, cioè il cantiere che poi doveva farla diventare il Museo del Cinema, così come oggi. Per cui a un certo punto la Mole venne davvero molto molto così rivista e corretta al suo interno,
e mi ricordo questa visita al cantiere fu molto molto bella e interessante, e da quella visita poi nasce anche quel libro sulla mole, che è intitolato Bada Boom, ma la mole no, perché la mole antonelliana rimase in piedi nonostante il terremoto che tirò giù altri edifici nei dintorni, insomma. Quindi, così come la fetta di polenta, peraltro, altra grande Diciamo, follia certo. antonelliana, E che ha potete un lato di prenotare. 54 centimetri. Possono prenotare il libro? Sì, potete prenotarlo. Sì, potete prenotarlo. Io volevo adesso. Tu hai fatto per 10 anni il libraio. Sì. Volevo un po' toccare questo. Oggi Nicola La Gioia ha scritto che a parte alcuni tiepidi comunicati di ALI, Associazione Librai Italiani, AIE, Associazione Editori Italiani e ALI, non si è costruito un tavolo di crisi per l'editoria. È un settore un po' sfigato, è No, un non è un settore settore. sfigato. No, io non userei questo termine, No, Rocco. scusa. Userei, no, io userei un'altra parola. È un settore suicida. Io Suicida. la metterei giù così. Sì, io purtroppo l'editoria da molto tempo a questa parte, anziché, come dire, cioè, vive una crisi da lungo tempo. Adesso questa emergenza qua del coronavirus. La crisi è diventata generale, non riguarda soltanto librerie, riguarda tutta la filiera del libro e non solo, perché riguarda proprio tutti, dagli elettrauto fino a chiunque altro. Ebbè, io credo che uno dei dilemmi, uno dei problemi davvero molto, molto grandi per l'editoria sia quello della sovrapproduzione, no? I librai vengono travolti ogni anno da oltre 60.000 titoli ultimamente, no? Sono tra i 60 160 e giorni. i 160 titoli al giorno. Ora è evidente che nessun libraio, per quanto bravo come Rocco Pinto, può gestire in maniera sensata, efficace una tale mole di titoli. Perché? Perché il libraio in teoria dovrebbe poter fare le sue scelte, consigliare questi titoli ai suoi clienti, dovrebbe poter orientare i lettori in un contesto in cui, per esempio, appunto, come sappiamo, che so io, in TV mancano i programmi di libri, ci sono dei supplementi letterari fatti anche molto bene, ma che vengono letti da una minoranza della popolazione, eccetera, eccetera. Il libraio come fa con 160 libri al giorno a fare delle scelte ponderate? Molte volte credo, o almeno a volte, può succedere che un libro bello sfugga al libraio e di conseguenza sfugga anche ai lettori. Succede anche un'altra cosa: succede che le librerie sommerse dalle novità fanno una grande fatica a tenere sul bancone i libri. I libri hanno bisogno di tempo per arrivare ai lettori. Oggi, come tu mi insegni, un libro non dura più tanti mesi quanto durava nel 1994. No, un libro dura sul bancone di una libreria poche settimane. Poi se funziona, se si vende, allora rimane sul balcone. Se invece non si vende, il libro tristemente viene tirato via dal bancone e finisce, se va bene, in una o due copie a scaffale, messo di taglio, e il resto delle copie vanno in resa. Non tutti i libri però hanno la fortuna di incontrare il favore del pubblico in tempi così rapidi, e quindi alcuni ottimi libri finiscono per... noi ce li perdiamo noi come lettori, ve li perdete voi come librai. Da questo punto di vista, secondo me, è una politica suicida, perché all'interno, per esempio, delle case editrici, l'ufficio stampa di ogni editore riesce a star dietro all'uscita di un libro per quanto? Una, due, 3 settimane di nuovo, quattro quando va bene. Poi si capisce che se il libro è un bestseller funziona da solo, va avanti tranquillamente. Altrimenti no. A sua volta i giornali sono sommersi dalle richieste di recensioni da parte degli editori, perché gli editori pubblicando così tanto, che cosa fanno? Cercano
di dare ad alcuni titoli almeno una visibilità maggiore. E però i supplementi letterari che escono una volta alla settimana, le pagine culturali dei giornali che sono sempre così più sottili, fanno fatica a stare dietro a questa enorme produzione di novità. Per cui, a monte di tutto questo c'è poi il catalogo, il discorso sul catalogo. Ci sono editori che hanno in Italia un catalogo straordinario, hanno a volte cataloghi che altre case editrici europee e non si sognano, e purtroppo però questo catalogo rimane così, un monumento trascurato. Non, perché? Perché il libraio non ha più la possibilità di, che so io, fare un bancone con la sua scelta di 30 titoli dal catalogo Einaudi, dal catalogo Adelphi, dal catalogo Mondadori, no. Il libraio deve stare dietro a questo in continuo, incessante profluvio di novità, e quindi anche lì i lettori, che non è che siamo tutti nati con la fortuna di aver letto tutto Dostoevskij, tutto Tolstoi entro i 16-17 anni, no, uno magari il giocatore non l'ha mai letto e non sa neanche che esiste, e però va tutti i giorni a spendersi un po' dello stipendio, della pensione, alla tabaccheria dove gioca con le macchinette. Ecco, se leggesse il giocatore, chissà, forse non lo farebbe più, perché Dostoevskij, che era un gran giocatore e dilapidava fortune nei casinò di tutta Europa, tant'è che scriveva, anzi che dettava i suoi libri perché era perseguitato dai creditori, ha scritto quel libro in maniera straordinaria perché era un argomento che naturalmente lo toccava molto da vicino, a parte il fatto che ha scritto altri libri straordinari senza aver ammazzato nessuno. Eppure ha scritto Delitto e Castigo, eccetera, eccetera. Quindi Ma senti, l'editoria, dimmi. ti faccio una domanda. Questa non potrebbe essere un'opportunità, questa crisi non può essere un'occasione perché si mettono tutti attorno a un tavolo e a ragionare. Dovrebbero mettersi tutti intorno a un tavolo. Cioè, Torino da questo punto di vista ha fatto qualche cosa negli ultimi anni, proprio col Salone del Libro, perché per una volta davvero abbiamo messo intorno a un tavolo il Salone, i librai, le biblioteche, tutti quelli che a Torino si occupano di libri a vario titolo, no? I gruppi di lettura, eccetera. E questo devo dire che è stata un'esperienza a tratti anche difficile, perché appunto non è semplice far dialogare tutti i protagonisti della filiera del libro, e però secondo me è valsa la pena farlo, no? Tentare di dialogare, di capirsi, di capire le rispettive esigenze, eccetera. E questo dovrebbe farlo, certo, dovrebbe farlo il mondo dell'editoria al suo interno, e poi, tratte alcune linee guida, diciamo così, dovrebbe presentare queste linee guida, credo, al Ministero di competenza, no? Che poi, perché l'Italia, tra l'altro, è un paese in cui, appunto, come sappiamo, l'editoria in realtà non gode di grandi fortune dal punto di vista, e le librerie, no? Per esempio, che in Francia le librerie che fanno un certo lavoro di qualità hanno, se non sbaglio, un bollino, una certificazione, no? Lo Stato, riconosce il buon lavoro dei librai, così come riconosce il buon lavoro degli scrittori perché difendono la lingua francese. E quindi ci sono delle agevolazioni fiscali per i librai e quant'altro. E in Italia queste cose non succedono. L'Italia è un paese che purtroppo, e qui prescindiamo dal discorso delle librerie, non pensa al futuro. Se noi prendiamo il discorso sui costumi degli italiani di Giacomo Leopardi, già lì ritroviamo l'Italia di oggi, un paese che non pensa al futuro e quindi non investe nelle cose basilari, che sono la scuola, che sono la ricerca, che sono l'università, la formazione, e naturalmente abbiamo la prova in questi giorni anche la sanità. Però la sanità, i medici, gli infermieri, dov'è che studiano? Sui libri. I libri sono la base di tutto. Un paese che non investa sulla cultura, sulla lettura, è un paese che non ha futuro, è un paese che probabilmente è destinato nel lungo periodo a una decadenza che noi peraltro sperimentiamo dal tempo della caduta dell'Impero Romano. Quindi, insomma, siamo esperti in decadenza. Scusa, questa cosa che hai detto mi permette di chiederti, ma tu hai fatto il libraio per 10 anni, Sì. giornalista, scrittore,
Traduttore, i libri che cosa, sembra una domanda alla Marzullo, che cosa ti hanno insegnato? Ma i libri mi hanno insegnato tutto, cioè i libri mi hanno insegnato, io sono quello che sono grazie ai libri, fondamentalmente. Io ho sempre letto tantissimo, io da bambino il regalo più gradito che potesse farmi mio padre era un libro, quindi io all'epoca stavo in non stavo a Torino, stavo in un paesino di 900, no, di 900 anime, grosso canavese, e non c'era neanche, ovviamente non c'era né una biblioteca né una libreria, c'era una specie di emporio dove il saggino vendeva dalla bombola del gas al prosciutto ai libri di scuola, e ogni tanto io chiedevo a mio padre se poteva ordinarmi un libro che non fosse un libro di scuola. E mio padre me lo ordinava. E il signor Gino ogni tot andava a Torino con il suo furgoncino, Fiat, non mi ricordo il numero la sigla, insomma, e poi tornava e tipo una volta al mese arrivavano questi libri che cioè io aprivo il pacchetto dei libri come appunto si aprono i regali di Natale. Io devo tutto ai libri, davvero, cioè nel vero senso della parola. Ascolta, mi viene da fare una riflessione, siccome le librerie in questi ultimi anni comunque hanno avuto un po' di ossigeno dal buono docente da App 18, no? Potrebbe essere una sciocchezza pensare a una carta dello studente, investire delle risorse. Adesso pare che ci siano risorse per tutte le categorie, cioè non dopo l'emergenza si affronterà questa crisi investendo in tutti i settori. Può essere una stupidaggine? No, io come ti ho detto prima, secondo me investire nel futuro del paese significa investire nella cultura e dunque anche nei libri, nella formazione, nella scuola. Quindi tutti gli investimenti che vanno a toccare quell'ambito sono i benvenuti. Su questo non ho alcun dubbio. Mi viene in mente l'esempio della Germania in cui questo lo ripeto sempre ogni volta che ne ho occasione. Le famiglie vengono rimborsate di ogni euro speso per l'educazione dei figli. Perché? Perché i figli sono il futuro della Germania. I figli dei tedeschi sono i cittadini di domani. E questo è quello che dovremmo fare anche noi in Italia. Cioè, se noi avessimo davvero a cuore il paese, questo dovremmo fare. La formazione è fondamentale per il futuro del paese. Di lì non si scappa. Magari questa quarantena ci serve anche per riflettere come costruire un po' un Ma paese sì, migliore. ma qui in questa quarantena sentiamo molto parlare del fatto che mancano le competenze, no? Noi avremmo avuto bisogno di maggiori competenze. Tutti lamentano la mancanza di competenze e invocano le competenze. E le competenze com'è che le hai? Le hai attraverso diverse politiche per quanto riguarda appunto la formazione e la ricerca. Hai delle competenze nel momento in cui tu garantisci ai migliori dei tuoi studenti e laureati la possibilità di lavorare nel proprio paese anziché essere costretti a emigrare altrove. È lì che tu hai le competenze. Cioè il fatto che noi oggi pendiamo dalle labbra, che so io, di Ilaria Capua, che se ne sta in America e che ha dovuto lasciare l'Italia. Ma come lei tanti, no? Lei l'ha lasciata per i suoi motivi, altri l'hanno lasciata freschi di laurea perché? Perché avevano offerti di lavoro migliori altrove. E questo dovrebbe farci riflettere, perché noi facendo una politica di questo tipo abbiamo privato il paese delle menti migliori della nostra generazione, come diceva Allen Ginsberg nel famoso poema. Questo è un problema serissimo in realtà, ma è un problema che deriva da che cosa? Dal fatto che in questo paese, da troppo tempo, i giovani non hanno la possibilità di progettare seriamente il loro futuro, perché questo è un paese che
introdusse il precariato con il governo Prodi, se non sbaglio. Fu all'epoca che venne introdotto il precariato in Italia. E il precariato ha fatto e continua a fare enormi danni proprio al futuro del paese, perché magari può far risparmiare soldi agli imprenditori, e però danneggia il futuro della nazione. Beppe, io tornerei un attimo a Torino e casa nostra. Sì. Parlando di difficoltà, parlando di fame, tu so che quando abbiamo inaugurato questa libreria hai chiesto un libro Fame di Hamsun, no? Sì. Hai messo nel Torino e casa nostra alcune pagine sui camilliani. Io volevo che spendessi due parole sui camilliani di Torino, che tra l'altro ho visto padre Antonio Menegon che fa la diretta Facebook con la messa. È una persona Della sua straordinaria. messa, Volevo che... certo. E le messe di padre Antonio Menegon sono molto interessanti, lo dico da persona non particolarmente assidua e con le mie enormi difficoltà, perché sono un non credente, quindi faccio molta fatica ad avvicinarmi. Non si sente più. Beppe, non ti sento più. Riprovo? Mi senti, Beppe? Riprovo. Riprovo. Tu mi senti? Aspetta. Beppe?